Giuliano Poletti, presidente nazionale di Lega Coop, qui a Genova per il Welcome Day. I primi segnali dopo questa giornata di lavoro? Ma segnali molto interessanti, perché abbiamo un gruppo di cooperative giovani che hanno cominciato la loro attività recentemente e che dimostrano che anche dentro una situazione di difficoltà, di crisi come quella che colpisce l'economia e la società italiana, è possibile fare delle cose, è possibile innovare, è possibile pensare in una prospettiva futura positiva. Lo sforzo che noi pensiamo si debba fare è appunto quello di stare al fianco di questa esperienza, aiutare questi giovani, queste persone che decidono di prendere un rischio, una responsabilità sulle loro spalle e di farlo costituendo nuove cooperative e avviando delle attività. Io credo che questo sia un messaggio di fiducia, una possibilità, non è certo la soluzione di ogni problema, non è certo in grado di far fronte ad una criticità grande come quella che colpisce l'economia italiana, ma è uno di quegli elementi di positività che vanno coltivati. Noi quindi siamo fiduciosi e cerchiamo di far crescere al meglio questi germogli. Il mondo cooperativo cosa ha da offrire di più ai giovani? Ma io credo fondamentalmente la possibilità di essere protagonisti delle loro scelte, quindi di prendersi la responsabilità di ciò che vanno a fare, di poter far valere le proprie capacità, le proprie idealità, le proprie passioni, le proprie volontà, la possibilità di provarci, di sbagliare e di cambiare, quindi di sentirsi protagonisti in prima persona e di farlo magari in uno spirito di collaborazione, che credo sia un elemento anche di tipo sociale, di tipo culturale. Noi veniamo da un periodo troppo lungo nel quale si è affermata l'idea che ognuno può fare da solo e se fa da solo fa meglio e c'è uno che può vincere, e io dico sì, è vero, uno può vincere ma mille perdono, e noi possiamo pensare di fare un bilancio tra chi ce la fa e i mille che non ce la fanno? Beh, io credo di no, io credo che bisogna invece pensare al fatto che collaborando possono farcela in 100 e in 1000, e quindi è un approccio diverso che io credo oggi dentro la crisi sia più adatto a fronteggiare questa situazione. Quindi ai giovani diciamo: pensateci, se avete un'idea, se avete la volontà, se avete la possibilità di farlo, se volete mettere alla prova l'investimento che avete fatto, ad esempio studiando, laureandovi, avete una laurea, bene, proviamo ad esempio a costituire società tra professionisti, cerchiamo di costituire cooperative che mettono in valore questo elemento. Io credo che sia una cosa molto positiva e importante che darà frutti. Giovani o meno giovani, la prima domanda che vi fanno coloro che vogliono aprire una cooperativa? Normalmente è capire che cos'è che possiamo fare per loro, perché ci si aspetta dal mondo cooperativo un aiuto. Si sa e si capisce, questo per me è molto positivo, che si entra in un contesto di collaborazione. Quindi chi arriva dice: io ho un'idea, vorrei farlo, voi cosa potete fare per me? E dico: bene, la risposta è: proviamo a pensare cosa possiamo fare insieme, cosa puoi fare tu con le tue idee, con la tua volontà, e cosa possiamo mettere noi come mondo cooperativo organizzato che ha più di 100 anni di vita e che quindi certo ha mezzi, strumenti, competenze da poter condividere. Beh, in generale troviamo un buon punto di intesa su questo versante.